Ciao a tutti, oggi siamo qua con lo Zaku 1 di Char, come si dice, Aznable. Questo qua fa parte della Gundam Figuration. E questo praticamente è quello Zaku che pilotava Char verso la fine della serie Origin. Che praticamente narra, sono dei film, 5, mi sembra 5 film, 4 o 5 film, adesso non mi ricordo, che narrano come è nata la guerra tra la Federazione Terrestre, la guerra di un anno tra la Federazione Terrestre e il Principato di Zion. E lì spiegano tutto, si arriva qua, ma si vede anche secondo me poco, questo qua, se non sbaglio. Beh, vediamo la classica scatola di Gundam Fix Figuration, sempre. Bellina. Poi questi, alla fine questi Metal Gundam Fix Figuration, questi Metal Composite, come si chiamano, hanno raggiunto quasi il livello dei Metal Build, secondo me. Poi, vabbè, i Metal Build sono un po' più, perché sono un po' più complessi i soggetti, però come qualità siamo lì. Vedete anche dietro, classico, ci assomiglia, insomma, è uguale. Classica scatola. Adesso lo apriamo, andiamo ad aprire così vediamo anche il contenuto. Vabbè, niente di nuovo rispetto agli altri Metal Fix che abbiamo visto, o anche Metal Build, perché alla fine le confezioni. Vedete che è venuto via con lo scotch, con tutto lo scotch che avvolgeva. Vedete il cartoncino, sapete che c'è il cartoncino davanti con lo scotch attorno. È venuto via anche del polistirolo. Vabbè, teoria, non dovrebbe. E classico qua dentro il nostro Zaku con la plastichina che lo copre. Vediamo già il particolare di questo Zaku che è definito simpaticamente testa papero. E poi le armi, il display stand con la basetta, le varie mani, la sicura con l'energia e tutti insomma i vari accessori che adesso andremo, magari lo tiriamo fuori, vediamo. Lo vediamo com'è, sembra comunque bene, settimana sta settimana, va bene, adesso lo tiro fuori dal polistirolo e gli mettiamo un po' di armi e vediamo qua. Allora, ecco qua il nostro Zaku 1. Faccio un po' uno zoom sopra. Vediamo, sì, le piccole differenze con l'altro Zaku. Abbiamo la parte qua, che è quella che mi ricordo io, dopo magari lo vedremo. E vabbè, la testa, facile. E mancano i tubi, soprattutto. E c'era qualche anche i rigori bianco, qua, qualche contorno bianco sotto qua. E qualche, vabbè, decals diverse. Però la linea è simile a quella, perché poi alla fine. Però c'è un po' più. Diciamo che l'altro è più. Magari modernizzato. Vediamo anche il backpack è un po' diverso. Vedete? Comunque vabbè, la fattura siamo a livelli di Metal Build. Anche al tatto si sente proprio il materiale che è di qualità. C'è poco da dire su questo senso. E ho visto poi che qua si può aprire lo sportellino, vai giù, qui si alza qua e si apre lo sportellino centrale. Può vedere tipo il cuore dello Zaku. Poi forse anche dove da entra lì dovrebbe entrare anche Char, un po' più da lì, adesso dovrebbe essere dal petto. Lo chiudiamo. Così, poi qua non so come si chiude bene, però. E niente, le armi, ho visto delle armi simpatiche, perché c'è una cosa simpatica, dopo ve la faccio vedere come arma. Adesso, che praticamente è una. C'ha. Che si attacca dietro la cartucciera dietro, che c'è alla mitraglietta. Quindi è un porta di munizioni che si attacca dietro allo Zaku.
Pesa 350 grammi ed è alto 18 centimetri e mezzo, quindi in linea con gli altri peso c'è, perché proprio si sente che è peso. Qua si alza un po' la testa, si può anche un po' su, è proprio particolare, ecco. Non sono riuscito perché non ho visto forse muovere l'occhio centrale, che si muoveva. Qua invece non si muove, c'è l'occhio da ciclope, non si muove. Sì, è un po' particolare. L'altro comunque, vabbè, l'altra testa è diversa, più bella, mancano 6 euro, ve l'ho già detto. Però per il resto sono come fattezza, simbolo, zio. Niente, gli metto qualche arma, che proviamo a vederlo con le armi, vedere l'effetto che fa, mi sa una canzone. Qua l'ho messo con l'ascia in mano, ho messo questa praticamente l'ascia quando sta usando energia, e l'ho messo quella là a fianco che non ha energia, quindi deve ancora usarla. Ce n'è solo una gialla. Ho scoperto come si alza qua, come muovere l'occhio, però bisogna tirare su questo, si tira su, poi con questo qua, sto cedendo in dotazione questo, si sposta l'occhio e si mette come si può direzionare, sì. Magari per non mettere qualcosa fuori. Forse sarebbe stato meglio fuori, che ogni volta bisogna aprire, prendere questo qua e spostare. Però vabbè. Abbiamo visto questa, anche quest'arma. Poi vabbè, ci sono i classici fucili. Il fucile da cecchino e il mitragliatore. Bello perché il fucile a cecchino, magari dopo lo metto addosso. C'ha il mirino, cioè nel mirino, c'ha il mirino ottico che si tira su. Sembra che c'è anche l'altro, però l'ha messo, non è male. Poi ci metto, vabbè, il caricatore qua sopra. Questo è il fucile di precisione. Vabbè, poi qui qualche caricatore che dovrebbe, se non sbaglio, andare sopra il fucile, spostiamo verso il direzionale, no. Vabbè, proviamo a mettere magari anche sulla basetta, così vediamo come sta. Qua ho provato a metterlo con il bazooka, provo a farlo vedere in modo tipo come un rinculo, adesso non so se l'ho fatto bene, perché mi sembra anche nelle scene nell'anime quando sparano. C'hanno proprio i rinculi i piedi, infatti i piedi si possono proprio mettere in puntare, vedete c'è una torsione che si possono mettere proprio dritti come quando c'hanno il rinculo, cioè proprio come snodabilità, è ottimo come figure. Infatti proprio si può, anche qua si piega tutto, anche dietro, poi farò vedere magari come si piega bene. La basetta è comoda perché c'ha proprio tutte le varie regolazioni. Sono quelle basette che non devi star lì a diventare matto per trovare la posa o la posizione, proprio c'hanno proprio le levettine giuste, così mi piace. Vedete, è anche molto posabile, è uno che le sa posare qua, come dico sempre, si diverte. Su certi modelli uno che posa bene si diverte. Vedete, adesso non so se riesco a rendere l'idea, se si vede bene l'immagine, però volevo metterlo un po' così. Adesso provo magari a metterlo anche in un'altra posizione. E ecco qua, l'ho messo con il bazooka dietro. È bella anche la posizione che può avere il bazooka, c'è un affare che lo tiene lì, quindi si può alzare per metterlo, che lo tiene fissato dietro in modo che poi sugli altri mi sembra che c'era con la mitragliatrice, che poteva mettere sopra la spalla e lui lo prendeva in mano e mirava. Invece qua ci può fare col bazooka. E ho messo le due mitragliatrici. Ah, vedete la particolarità di questo, che è molto bella. Guardate la cartucciera e le munizioni che vanno ad attaccarsi dietro alla cartucciera qua. Un po' più piccolino dell'altro. Vedete anche il ginocchio. Vedete come si può piegare, la mobilità che c'ha. Vedete le particolarità come si aprono. No, beh, è bello. Metal Fiction proprio Una cosa che piacciono molto.
Una cosa che non vi ho fatto vedere prima, una chicca, secondo me quando si alzano questi qua, poi non è che rimane lì, dietro si incastra qua, piccolezza però, non rimane capito a porto così alto, si può incastrare lì, c'è un pelino che si incastra, quindi insomma. Dettagli non male. L'unica cosa che mi dispiace sono le basette, perché questi sono belli con le basette, però i Gundam, se uno sono tutti bellissimi con queste basette in aria, però ti occupano uno spazio che per adesso per me è un po' ingestibile. Cioè, nel senso, così avete quella basetta così. Quindi li tengo, le scatole le tengo a portata di mano, insomma, se avrò più spazio, però. Infatti ho dei Metal Build che ancora ho tirato fuori dalla scatola, questa perché non so come. Metal Build, poi soprattutto quelli elaborati, strani, sono belli con le ali, sono belli da posare sulla basetta, quelli con le ali. Ancora questi che sono senza ali, quindi uno dice vabbè. Però quelli con le ali, insomma. È veramente un peccato non esporli. Vediamo se gira questo. Non esporli con la. Vediamo se fa cadere. No, come non gira. Non si. Cioè, non esporli con la basetta è veramente un peccato. Però su una vetrina, cioè, quando ci stanno due basette, soprattutto poi Metal Build con le ali, ti giochi quasi tutto lo spazio che hai. Invece questi qua senza basette, su una vetrina tipo su una Detolf, su un ripiano, ne fai stare 7-8. Alla fine 7-8 no, però 6-6, 5-6 sicuri. Vedete che gira. Bello, c'è da dire, c'è da dire, niente da dire, molto, molto bello questo Zaku 1. Come balla, guarda come balla. Vabbè, adesso ci vediamo tra poco, lo tiro giù. Li ho messi al confronto tutti e due con lo Zaku 2 e lo Zaku 1. Vediamo particolarità per vedere più che altro le differenze. Vabbè, la testa l'abbiamo già detto, era quella più che saltava più all'occhio. Poi, vabbè, qua il bianco l'hanno messo qua, vedete, e qua invece l'hanno messo qua. Però maggior parte sono i tubi, anche il gonnellino, qua è un po' diverso. Poi per il petto, vabbè, parte del petto. Poi non ci sono. Vabbè, sì, i tubi, come ho detto, un po' qualche altro piccolo dettaglio che adesso ad occhio così non è che mi salta subito. Anche perché sono molto simili. Vedete il backpack dietro è quasi uguale, sempre il solito discorso dei tubi, monellino simile, le giunture qua vedo, no, manca il ginocchio, sono abbastanza uguali, ma le giunture sono più di design, non di robot. Boh, la testa, abbiamo detto, niente, vi faccio vedere tutti gli altri che avevo fatti vedere sull'altro video, i Metal Fix che avevo già aperti, e quindi non vado a fare i video completi di cose che ho già. Oddio, non. Forse farò qualche vedere qualche pezzo che quelli che mi piacciono abbastanza, che è un peccato non fare dei video, ma più che altro perché me li rigodo, facendo un video me li riassaporo e è più un piacere toccarli, ritrasformarli, allora forse quelli sì. Bah, vabbè, poi niente, qua sono uguale qua, il porta. Porta munizioni e qua dicevo del bazooka, invece qua l'ho messo dietro, si può mettere anche là dietro, però non ci avevano qua il posto, mi sembra di farlo così sulla spalla, che può, se tu lo tiri qua così, vabbè, adesso non lo rimetto così, però si può andare sopra la spalla, quegli altri c'hanno il mitraglione. Niente, volevo fare un po' un cambio invece di questo, mettere con questo, perché dovrebbe essere sempre anche questo della nell'origine o comunque l'inizio, i primi Gundam, il primo RX. Non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo, non ho idea, e quindi non vuole dire boiate, però ci sta vicino perché se dovrebbero essere simili contemporanei, insomma, questo deve essere un prototipo, questo è il primo Zaku di Char, quindi dovrebbero essere, forse magari si sono anche scontrati, chi lo sa. E niente, per farveli vedere, vediamo. Sono belli, eh. Mi piacciono un sacco. Questi sono bellini, le armi con le.
la Beam Saber, c'è qualcosa, c'è un mitragliette, invece la, c'è il bazooka che si può andare. Le armi poi sono un po' simili, alla fine gira e volta, un po' diversi magari le sculpt, però sai, mitragliette, bazooka, mitragliatrice, è come le armi dei soldati moderni, no? La mitragliatrice, ognuno c'ha il fucile della, magari c'è quello che c'ha il fucile sovietico, sovietico, ciao. Fucile russo, magari fucile modello americano, fucile tedesco, cioè, alla fine sono, gira a volte sono simili. Vediamo. Vabbè. Niente, dai, ho fatto vedere abbastanza, volevo farvi vedere, non so che altro dire. Se non, ciao a tutti, grazie ancora e alla prossima, ciao.